Sono usciti in mare da qui, dalla spiaggia di Sellia Marina, Michele Costa e Antonio De Fazio, i due catanzaresi che ieri mattina sono usciti per una battuta di pesca su una imbarcazione di 5 metri. La loro grande passione, però, il mare li ha traditi e ha restituito i loro corpi senza vita. Una tragedia, l'ennesima, quella che si è consumata sulla costa ionica catanzarese. Probabilmente il forte vento avrebbe rovesciato l'imbarcazione, della quale al momento non vi è alcuna traccia, dei due uomini di 70 e 77 anni. Il mare è pericoloso per tutti, si sa, è imprevedibile. È stato il genero di uno dei due pescatori, intorno alle prime ore del pomeriggio di ieri, a denunciare il mancato rientro del suocero, mettendo così in moto la macchina dei soccorsi, capitaneria di porto, polizia di stato e carabinieri, e avviare le ricerche. I cadaveri sono stati rinvenuti sulla spiaggia tra Sellia e Botricello, a distanza di poche decine di metri l'uno dall'altro, a circa 500 metri dalla riva. Le indagini sono condotte ora dalla Procura della Repubblica di Catanzaro. Le salme sono attualmente a disposizione dell'autorità giudiziaria, che sta valutando l'opportunità di disporre l'autopsia. Un episodio che richiama la tragedia avvenuta nello stesso specchio d'acqua nel 2014, quando tre uomini persero la vita dopo essere usciti per una battuta di pesca. I loro corpi non furono più ritrovati. Ieri il mare era pure mosso, dico io, già è successo, già una volta, che con il mare mosso sono morti tre persone e sono uscite ancora. E circa 30 anni fa un altro episodio nel quale persero la vita due pescatori, come ci racconta il fratello di una delle vittime. È un ricordo devastante. Quanti anni aveva suo fratello? 32. E quindi era mio fratello con un altro ragazzo. È più o meno la stessa vicenda vissuta da queste persone. Oggi quando passa vicino al mare cosa le viene in mente? Il mare è la cosa più bella che il creato ha potuto darci, però è la cosa più devastante. Rossella Galati per l'ACNews 24.